Una città come Pistoia, così importante per il verde e così sempre vissuta economicamente, anche a livello di stile di vita, con il verde, è riuscita a coniugare il verde con la cultura. Oggi c'è stato un evento qui al campus che ha parlato proprio di questo. La stessa provincia ha organizzato più volte la manifestazione Vestire il paesaggio, quindi vestire già vuol dire qualcosa, vuol dire che il verde è molto di più di un'attività economica. Assolutamente, il verde indubbiamente per Pistoia è l'attività economica, credo in questo momento più importante, sicuramente di riferimento che la caratterizza, ma oltre questo il verde è l'elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle città, negli ambienti urbani, negli ambienti privati, nelle case di ognuno di noi e quindi è sicuramente una risorsa che può essere importante sia dal punto di vista del benessere ambientale, ma anche dell'arricchimento artistico quando si coniuga con un lavoro di cui in questo territorio abbiamo anche diverse esperienze realizzate con l'arte legata al verde, legata al territorio, legata agli stili di vita di ogni realtà. Ci sono ovviamente delle situazioni come quelle del Nursery Park con delle installazioni importanti come la fattoria di Celle che sono altamente significative, ma ce ne sono anche di molte altre più modeste o comunque che sono, come dire, più di uso comune, che sono diffuse nella città e ce ne sono altre che sono significative destinate a pubblici particolari come il giardino volante per i bambini nella città di Pistoia o il Parco delle Stelle sulla montagna pistoiese. Sono tutti episodi in cui il verde si coniuga con arte, con un'attenzione artistica, con fattori culturali che credo siano determinanti per la qualità della vita. E questa sensibilità viene più dalle istituzioni, più dalle aziende private o domanda un po', eh? Ma io credo che è una sensibilità che è nelle persone che poi possono essere nelle aziende private come nelle istituzioni, ci sono sicuramente sensibilità differenziate. Credo che Pistoia abbia, dal punto di vista istituzionale, dimostrato una particolare sensibilità con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura, che è risultata positiva per il 2017, che è stata costruita proprio su quello che nella città si fa, non su una visione teorica, ma su una visione concreta, tant'è che una delle manifestazioni che stanno alla base della candidatura è proprio vestire il paesaggio e quindi come questa, come leggere la città, come dialoghi sull'uomo, sono state le manifestazioni, diciamo così, che sono state inserite nel documento di candidatura. E questa è la dimostrazione, credo, di una particolare sensibilità nei confronti del vivere in città e del ruolo che il verde deve avere nelle città. Una anticipazione di vestire il paesaggio si può fare o troppo presto? Ma presto non si può mai dire perché insomma poi si arriva sempre, come si dice, a corsa. Alla fine del mese di maggio ci sarà una riunione del comitato promotore di Pistoia Capitale Italiana della Cultura che dovrebbe varare il programma di massima delle attività. Vestire il paesaggio sarà sicuramente, questo lo si può dire, l'evento del mese di giugno, sarà sicuramente un evento più importante delle prime tre edizioni e sarà diversificato, non si rivolgerà solo agli specialisti, ai progettisti, ai costruttori del verde, agli operatori, ma avrà anche occasioni in cui si rivolgerà a un pubblico più generico, alla popolazione, ai cittadini, quindi cercherà di coinvolgere un po' tutti nel preoccuparsi di come con il verde si possono fare belle le città.